Dybala in o Dybala out. Il dilemma continua a tormentare tutto l'ambiente bianconero, da ormai tanto, tantissimo tempo. Come vi stiamo sottolineando in questi ultimi giorni, proprio questo rimane il tema principale di calciomercato in ottica Juventus in questo momento. E le notizie in merito continuano a fioccare senza sosta. La gioia, pur facendo trapelare in qualche occasione un velato malcontento, sta comunque rispondendo bene in campo, con prestazioni positive. E l'intesa vincente dimostrata alla prima partita in coppia con Vlahovic non fa altro che aumentare l'attesa per il verdetto finale, che tutti sperano sia a tinte bianconere. Ma il lieto fine, purtroppo, non è ancora dietro l'angolo. C'è da attendere ancora, mentre le voci di mercato continuano a circolare. Anzi, sempre in queste ultime ore sono spuntate altre grosse novità su quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro su questo delicatissimo fronte. Tra top club alla finestra per la gioia, voci di rotture definitive e decisioni già prese e indiscrezioni di calciomercato sparate, anche un po' a caso, da più parti, c'è ovviamente un gran chiacchiericcio intorno al futuro di Dybala alla Juventus. La situazione però, a quanto ci risulta, è abbastanza chiara. Ve lo abbiamo già raccontato e lo ribadiamo, al momento è ancora tutto in ballo. Dybala aspetta ancora la Juve, che rimane la sua prima scelta, e il club bianconero ha intenzione di riparlare nuovamente con Antun, agente dell'argentino. Tesi confermata anche da Fabiana Della Valle, la giornalista che per prima ha raccontato del colpo Vlahovic sulla Gazzetta dello Sport. I bianconeri riprenderanno presto le trattative per il rinnovo della gioia, scrive la collega. Che poi però svela anche i possibili scenari futuri. La Juventus infatti starebbe seriamente valutando di rinegoziare l'accordo trovato a fine 2021 e presentare all'entourage di Dybala un'offerta al ribasso rispetto alle cifre precedentemente pattuite. E se appunto la proposta cambierà, Dybala si prenderà del tempo per valutare e decidere. Il rischio rottura a quel punto potrebbe però diventare veramente concreto. Ecco perché, come sottolinea sempre Della Valle, la Juve si starebbe già guardando attorno per individuare il possibile sostituto del numero 10. Un forte candidato sarebbe Giacomo Raspadori, se salta tutto l'attaccante del Sassuolo è in pole. Mosse e contromosse di calciomercato, il tempo però stringe e il verdetto finale si avvicina sempre di più. Vlahovic segnalato dalla ASL Toscana per violazione della quarantena. La Juventus ha scosso il mercato di gennaio con l'acquisto di due grandi giocatori, che sono andati a cambiare fortemente la fisionomia della squadra bianconera. Sotto la mole sono infatti arrivati il centrocampista Denis Zakaria, per 7 milioni di euro dal Borussia Mönchengladbach, e l'attaccante serbo Dusan Vlahovic, passato dalla Fiorentina ai bianconeri per 70 milioni di euro più 5 di bonus. Un mercato che ha rinforzato molto la Juventus, che ha visto partire anche Bentancur e Kulusevski, direzione Tottenham, e Aaron Ramsey, andato ai Rangers Glasgow. Il trasferimento di Dusan Vlahovic a Torino però è finito sotto la lente di ingrandimento della ASL di Firenze. Il giocatore serbo era infatti positivo in isolamento a casa, e aveva lasciato il domicilio dopo un tampone negativo e l'OC dell'ASL di Torino, ma l'ASL Toscana Centro non era stata informata. Per questo il calciatore è stato segnalato all'autorità giudiziaria dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Toscana Centro, per la presunta violazione del domicilio in cui stava trascorrendo la quarantena perché positivo al Covid-19. A parlarne è stato l'assessore alla sanità della Regione Toscana, Simone Vezzini.
La vicenda non è seguita direttamente dalla regione ma dalla ASL Toscana Centro che, avendo appreso dai media la notizia della presenza di Vlahovic a Torino in un periodo in cui causa positività avrebbe dovuto essere in isolamento, ha effettuato delle verifiche per comprendere se fossero arrivate delle istanze per richiedere il trasferimento di luogo dove effettuare l'isolamento. Tali verifiche hanno fatto rilevare che non sembrerebbero essere arrivate o la ASL istanze di questa natura. Il calciatore si era presentato all'Ilunga Medical la mattina del 28 gennaio, dopo aver effettuato un tampone che aveva dato esito negativo e dopo aver ottenuto l'OK dell'ASL di Torino, senza avere il parere di quella toscana, che adesso lo ha segnalato per una presunta violazione della quarantena.